Sì, quest'anno con la canzone dei Red Lords, che è presa dal loro primo anno Pleasure, un album più bello della New Wave in inglese. Per il 35esimo anniversario di quell'album, con le band, alcune band da Quake, Gothic, Rock, italiane hanno partecipato. Chiedono di sentirla. Fate una cosa, scaricate l'applicazione Urban Survey, è tanto gratuita. Non può farla. No, non puoi farla, è logico, però no, a Radio Zammu potresti anche farla, potresti proporre i tuoi brani. Sarebbe quindi interessante. Votate Close Theory su Urban Survey, scaricabile su Google Play Store. Ma di tanto non incerto, la tecnologia mi fa inceppare, anche perché sono ancora immersa con le sonorità di Clone Theory. Clone Theory che è da Scordia, quindi in un paese sperduto, nelle montagne, dove c'è... Non ci sono montagne sperdute. E portano sempre a Scordia. Non ci sono montagne. Al parco suburbano, Grotta del Grano, per esempio. Sì. Vabbè, non tanto, vicino, non tanto fuori scoperto.
però so che hai portato la tua musica anche in contesti molto più importanti, come Arezzo Wave, non sbaglio, il Teatro Coppola. Sì, Arezzo Wave e poi ho portato la musica in Europa. Cosa è Grum nel 2013, tra l'altro. Poi un altro festival. Quindi tra musica indipendente, anche se elettronica, ci portiamo avanti come musicisti, soprattutto come genio e come esso, soprattutto in questo ambito che è molto ristretto rispetto alla solita musica rock pop commerciale. Sì, e quindi è anche molto più difficile. Sì, certo, di farla più ballabile possibile, facciamo cioè che il più genere possibile. Noi ti ringraziamo per essere qui sul palco di Sonica e per aver partecipato al concorso. Spero di rivederti presto. Lo spero. Grazie Lucia di essere stata. Ringraziamo Tronsteori. Un applauso. Grazie Tronsteori.